I dipendenti del comune di Campione d'Italia tornano ad incrociare le braccia. Due giornate di sciopero l'8 e il 9 novembre indette dalle segreterie provinciali di CGIL, CISL, UIL di Como e le rappresentanze sindacali unitarie del comune campionese. I due giorni di sciopero sono l'ultima carta che il sindacato proverà a giocare prima della decisione del TAR di Milano sulla sospensiva della delibera comunale che ha tagliato 86 dei 102 posti in organico in municipio. I giudici amministrativi della Lombardia dovrebbero infatti pronunciarsi venerdì 9 novembre. La situazione dei dipendenti del municipio dell'Enclave è critica. Se non ci saranno interventi, infatti, il prossimo 10 novembre scatterà la procedura di mobilità. Nel comunicato congiunto i sindacati fanno sapere che tra i motivi dell'astensione dal lavoro le mancate retribuzioni da marzo 2018 a tutt'oggi e della tredicesima mensilità riferita all'annualità 2017 e infine la preoccupazione per la salvaguardia dei livelli occupazionali dell'intero territorio campionese. Però Roberto, se ci passa...